libro vivacissimo, vivissimo, che mi ricorda, che mi porta direttamente in quegli anni indietro, nel 57-58, quando avevo conosciuto Tiziano e lui era partito per la scuola normale, per il collegio giuridico della scuola normale a fare legge. E c'è tutta questa atmosfera del tempo negli anni 50, quando veramente tutti erano poveri, se non poverissimi, avevano veramente pochi soldi questi studenti, ma avevano una ricchezza di ideali, di speranze, di sogni, che è proprio è in questo l'interesse di questo libro, in questo vedere come quando non hai niente ma hai sogni, hai speranze, hai volontà, hai decisione, sei più ricco di quando hai tutto e non hai tutto il resto. E questo è veramente commovente, impressionante, c'è una grande voglia di fare. Tra l'altro, di questi giovani, 18, 19, 20 anni, avevano 22, molti hanno veramente contribuito qualcosa al loro tempo. Dico Tiziano, ma anche Giuliano Amato, Sabino Cassese, giuristi di grande levatura, giornalisti, politici. È stato un periodo veramente fertile. La cosa proprio commovente è che in verità non potevano contare né su amici di famiglia, né su legami particolari con nessuno. Erano cani sciolti, ma ce l'hanno fatta. E questo ha dato alla loro vita la vera ricchezza. Poveri di soldi, ma ricchi di ideali. Questo libro su Tiziano Terzani è un autentico inedito, sia perché nella sua ampia biografia, ormai vastissima dopo la sua morte in particolare, non è considerata quella parte della vita di Terzani iniziale, agli anni della università, agli anni giovanili, sia perché emerge da questa ricostruzione, rievocazione degli anni che abbiamo trascorso insieme alla scuola normale di Pisa, danno di Tiziano un profilo che io dico subito, essendo stato forse il suo più caro, stretto amico, e quindi di averlo conosciuto in quegli anni soprattutto, dico subito che il Tiziano di quegli anni è lo stesso Tiziano che dico a chi conosce le opere di Terzani, che si ritrova, diciamo, nella sua autobiografia, che è l'ultimo libro, libro sulla sua fine e l'inizio, è lo stesso Terzani. Questa è una caratteristica anche del carattere che Tiziano ha avuto quasi naturalmente. Io dico che era una forza della natura, per intelligenza, per fantasia, per sentimenti sempre alti, elevati, di generosità, e anche un carattere per alcuni versi ingombrante in alcuni suoi atteggiamenti provocatori. Ecco, io ho voluto ricostruire nel ricordo dopo 50 anni, ho voluto ricostruire il profilo di Terzani, anche per arricchire la conoscenza che di lui hanno migliaia, forse milioni di persone, e per quindi completare quasi un quadro di uno dei più rilevanti, apprezzati, ma effettivamente rilevanti personaggi del giornalismo e della letteratura italiana di questi ultimi anni. Ecco, poi c'è tutta la ricostruzione che con l'amico Satriano abbiamo fatto, anche
dell'ambiente sia della scuola che di quegli anni a Pisa, siamo agli anni di fine 50 e inizio anni 60. Eh sì, io posso dire che c'è un Tiziano, un ragazzo che è molto simile nei caratteri essenziali al Tiziano adulto, personaggio famoso che milioni di persone hanno conosciuto in Italia e nel mondo, ma c'è anche un Tiziano diverso, sorprendente, inatteso, perché quel Tiziano diciottenne, ventenne, che viveva e si comportava in un certo modo che nessuno ha mai saputo, che solo De Maio, io stesso potevamo raccontare con i suoi vecchi compagni di collegio, un Tiziano che intanto era nella sua estroversione interessato ovviamente agli studi, alle letture, lui leggeva tutto e si interessava di tutto, ma studiava anche in un modo suo originale, particolarissimo, in un certo senso otteneva anche agli esami risultati positivi oltre l'impegno che lui manifestava nello studio. I suoi 39 erano a volte, che l'Alberto lo ha detto, frutto della personalità che lui imponeva ai docenti che lo interrogavano durante gli esami. Era un Tiziano molto chiassoso, molto scherzioso, lui inventava, c'è il racconto nel libro, inventava delle gag, degli scherzi che sono rimasti memorabili, straordinari. Lui era, viveva nel collegio intensamente, ma aveva anche una vita fuori, esterna, molto vivace, diciamo mondana, e lui era pieno di ragazzi, per esempio, che Tiziano Pezzani è assolutamente originale. Come accennava Alberto De Maio, io poi ho aggiunto al racconto più strettamente personale dei loro rapporti, ho aggiunto il contorno di questo collegio, che era, ricordiamoci, un collegio normalista, apparteneva alla Scuola Normale Superiore di Pisa, per cui la Scuola Normale è stata la grande palestra per Tiziano, ovviamente, come per tutti noi i suoi compagni di collegio, la palestra in termini culturali. Ed è stato anche un ambiente molto particolare, perché in questo raffronto continuo, quotidiano, tra, eravamo una quarantina di allievi, quindi diciamo una grande famiglia allargata, vivevamo veramente molto strettamente, in questo confronto continuo noi imparavamo a conoscere noi stessi e a rapportarci agli altri e anche a migliorare. Come Alberto De Maio racconta, Tiziano ha anche modificato per certi aspetti questo suo carattere prorompente, questa personalità che imponeva a tutti, anche questa sua vitalità, diciamo, che a volte poteva apparire eccessiva, si è un po' abituato a contenersi e a indirizzare più positivamente questa sua grande vitalità. Quindi, tra l'altro, è importante proprio il contorno della storia che De Maio racconta, anche perché si ha netta la percezione della peculiarità di un ambiente, anche di un gruppo di ragazzi che ebbero tutti, ciascuno di loro, la fortuna di vivere con altri ragazzi, diciamo, di alte qualità, che poi sappiamo molti hanno fatto delle carriere straordinarie in ambito nazionale e internazionale. Ecco, questo il discorso che ho fatto su un libro che è assolutamente inedito per non i piccoli episodi soltanto, ma è inedito per la collocazione anche psicologica di Tiziano, mia, dei colleghi di quegli anni rispetto al tempo che vivevamo. E qui va molto sottolineato il condizionamento o l'influenza che Terzani ha ricevuto, uno, dalle sue origini sociali, modeste, modestissime, come le mie, che venivo dalla Calabria, uno dei pochissimi calabresi presenti alla scuola, e venivo da un ceto sociale molto contadino sostanzialmente. Questo rinforzò in quegli anni di studi, di impegno anche culturale, civile, rafforzò o creò addirittura un nostro atteggiamento verso i problemi gravi
di quegli anni, eravamo all'inizio degli anni 60, eravamo nel periodo post bellico e nel diciamo pure nel travaglio di grandi problemi internazionali e di ricostruzione dell'Italia, il grande problema del divario tra nord e sud, di cui involontariamente io e lui eravamo espressione, io come un meridionale del profondo sud e lui come un fiorentino, cioè di una città tra le più importanti culturalmente, artisticamente del nostro paese, che si incrociano ed creano una comunanza anche di idealità. Tiziano Terzani è stato sempre un grande idealista e lo ha confermato in tutta la sua vicenda, diciamo, umana, nei suoi viaggi, nei suoi scritti. Ecco, noi diciamo, recuperiamo questo clima, vogliamo riproporre anche ai suoi lettori, riproporre questo profilo che forse è sconosciuto o è derivato dal resto delle pubblicazioni di Terzani. E questa è una cosa che vorremmo fosse particolarmente tenuta presente per chi, prendendo il libro, leggendolo, dovrà poi fare delle considerazioni. Ecco, il libro si consiglia anche per questi aspetti. Ecco, anche per questi aspetti si consiglia proprio a chi conosce Terzani, non tanto e non solo a chi non lo conosce ancora, ma proprio a chi lo conosce e quindi sa tante cose di lui, lo apprezza per il pensiero, per l'intelligenza, per ciò che lui ha fatto anche operativamente nei paesi in cui ha operato come giornalista, ma anche come scrittore. Lui è un osservatore ed è un profondo commentatore dei fatti della epocale di questi 30 anni, 40 anni, insomma, proprio centrato su questo. E aggiungerei che Tiziano, grazie ad Alberto De Maio, al suo fratellino, conobbe il sud d'Italia, i problemi del sud d'Italia, perché Alberto De Maio introdusse nel ricchissimo e vario dibattito che si svolgeva in collegio la questione meridionale. Tiziano, che non era mai stato al sud e sì, sapeva, diciamo in termini così culturali, di letture, le questioni che riguardavano il sud, ma non in modo preciso, rimase affascinato, colpito da questi ragionamenti, partecipava in modo attivo, cominciò a leggere tante cose che riguardavano il sud e lui raccolse del materiale, anche diciamo personale, del suo grande amico Alberto De Maio, riguardo alla vita della famiglia stessa di Alberto De Maio a Cosenza, in Calabria, e della vita dei calabresi, soprattutto in rapporto al fenomeno dell'emigrazione, perché Tiziano voleva scrivere un libro sull'emigrazione. Tra l'altro, in una cartella che poi noi si è vista a casa di Tiziano, c'era tra i libri mai scritti, c'erano gli appunti riguardanti questo libro sulla Calabria, sull'emigrazione della Calabria. E voglio dire, io da persona presente in quegli anni insieme con loro, ma anche in un certo senso estraneo rispetto a questo rapporto molto stretto, fraterno, fra Tiziano e Alberto, che è straordinaria nella storia la vicinanza di due opposti, di due persone completamente diverse, almeno, come dire, in apparenza, nei comportamenti, nella cultura, nell'educazione. E nella dimensione fisica. Tanto è vero, si può dire che in collegio, che loro erano sempre assieme, camminavano assieme, io ricordo, mi è rimasta l'immagine di
Tiziano, con accanto strettamente sempre il Lamberto De Maio, che avanzava con i suoi l'articolo passi, in. E lui che piccolino che camminava accanto lo inseguiva, ed era per noi collegiali l'articolo in, ecco passa l'articolo in, il piccolo, il corto e il lungo. Tiziano Terzani, allora, ha avuto questo rapporto straordinario con una persona completamente diversa, tranne che, diciamo, nei valori essenziali. Per esempio, Alberto Di Maio, molto religioso, ha giustamente sottolineato, secondo me, un aspetto straordinario di Tiziano Terzani, che poi Tiziano in realtà ha manifestato in altro modo nella sua vita da adulto sull'Himalaya, nella sua vita in Asia, nei rapporti con la vita spirituale. Spirituale, la spiritualità grandissima che aveva Tiziano Terzani. Allora questo incontro tra opposte ha un significato grandissimo, anche in termini, diciamo, proprio di comprensione di quello che è il fatto essenziale nella vita, direi proprio oggi, più ancora che 50 anni fa, 53, 54 anni, quando si svolge questa vicenda, oggi ancora di più questa necessità di capire gli altri, avvicinarsi agli altri e avere interesse verso gli altri e rispetto. Devo dire che Tiziano Terzani, Alberto De Maio sicuramente lo conferma, aveva un tratto fondamentale, era interessato agli altri e rispettava gli altri. Difatti questa loro amicizia trasse ragione d'essere proprio da questo suo interesse verso una persona lontanissima, interesse effettivo e la voglia di conoscere e di capire. E secondo me è una storia quindi molto moderna. Vorrei proprio quasi consegnare alla storia questa chiacchierata un aspetto che riguarda il mio incontro iniziale con Terzani. Io ho incontrato Terzani la vigilia del concorso a Pisa, sullo scalone del Palazzo dei Cavalieri a Pisa, e io arrivavo con la mia valigia di cartone dalla Calabria e lui era lì tutto bello, aitante, elegante, sul pianerottolo con questo stesso Montgomery che è qui sulla fotografia della copertina del libro. Ecco, io voglio dire una cosa: l'incontro tra me e Terzani è stato una immediata attrazione di simpatia che ancora oggi io non so spiegarmi. Io sono un cattolico, un cristiano, ritengo che siano quegli scherzi della provvidenza, allora in alcuni rapporti personali, umani. Da quel momento il rapporto affettivo con Terzani è stato di una vita. Lì è iniziato una storia tra due persone coinvolte per alcuni anni nella stessa storia, diciamo, di studi, e poi anche successivamente. Terzani si raccordava alla mia formazione anche spirituale, proprio per essere stato sempre un idealista che apprezzava lo spirito, il valore dello spirito. Tutti i suoi libri, anche più recenti, lo evidenziano, lo esaltano, questa è la sua storia soprattutto orientale, è così, ed una diffidenza e disinteresse per tutto ciò che era materiale, pur essendo stato lui coinvolto nelle vicende, ripeto, dicevo prima, nelle vicende globali, epocali del tempo in cui ha scritto e ha vissuto. Questo lo vorrei, proprio questa stranezza di un rapporto tra due persone, tra due coetanei, lo voglio proprio sottolineare quasi per la storia, perché è inedito ovviamente questo, nessuno può pensarlo e immaginarlo. Nel libro viene poi esplicitato anche il rapporto concreto che c'è stato tra me e lui, quando lui mi ha sostenuto,
quanto io sono stato di utilità e di sostegno al suo pensare, alla sua vita, al suo crescere, e siamo cresciuti insieme. Per non dire, ed è solo un flash, l'importanza, il significato che ha nella storia la parte relativa alla vita, diciamo, sentimentale di Tiziano con quella che sarebbe diventata sua moglie Angela Stalde Terzani. E per quanto riguarda me, poi con la famiglia, con la famiglia di Angela, dove io sono stato di casa, e l'altra parte della mia famiglia, io ero un emigrante a Pisa, la famiglia allargata mia era da una parte i genitori di Terzani, il padre e la madre, dall'altro la famiglia Staude. Io fui l'unico dei suoi compagni di studio di quegli anni che aveva accesso ed era ascoltato, gradito, insomma, forse perché ero un meridionale, quindi portavo tutto un altro mondo di idealità, di culture, di abitudini. Certo che io ho stretto un rapporto con la famiglia Staude che è durato anni, anche dopo che Terzani era in giro per il mondo, diciamo così, e quindi non avevamo rapporti frequentissimi. Lo posso dire perché non vanto me stesso, essendo lui l'io narrante. È un libro che io, giornalista che di mestiere scrivo e vivo tra le pagine scritte, ho scoperto essere un libro sorprendentemente pieno, ricco di cose che io stesso non avrei immaginato, pur essendo stato in quegli anni insieme con Tiziano stesso e con Alberto De Maio.